Ciao a tutti e bentornati sul canale di Young e in questo nuovo episodio di Young Pills. Per chi se lo stesse chiedendo, no, io non sono Andrea, io sono Matteo, Digital Marketing Strategist di Young, e da oggi mi occuperò io di accompagnarvi in questo viaggio alla scoperta del mondo Bitcoin e blockchain che avevate iniziato oramai un anno fa insieme ad Andrea. Voglio sottolineare il fatto che io non sia un consulente finanziario, pertanto tutto quello che andrò a dire in questo video sono solo opinioni personali e non sono in alcun modo consigli o incentivi all'investimento. Detto questo ragazzi, partiamo subito con l'episodio di oggi. Oggi voglio rivolgermi a tutte quelle persone che non hanno ancora comprato Bitcoin, ma che in realtà sarebbero interessate a farlo. Perché dico questo? Ogni giorno ci capita di vedere tantissime scuse diverse che bloccano le persone ad acquistare Bitcoin, su internet, testate giornalistiche, in TV, ovunque, e sicuramente l'avrete già viste anche voi. Quindi oggi andremo a vederne alcune e proveremo a commentarle. Scusa numero 1. Non ho abbastanza denaro. Sbagliato. Che tu sia uno studente o un lavoratore, se credi nel futuro di Bitcoin e nella sua rivoluzione, puoi iniziare anche solo con 20 euro e vedere come va. Sei sempre in tempo a prelevarli quando vuoi. È veramente facile, almeno lo è sugli Young Platform. Scusa numero 2. Non so nulla di Bitcoin. Ragazzi, ricordatevi che non è mai troppo tardi per imparare. E noi siamo qui apposta per questo. Bitcoin e le criptovalute, la blockchain, sembrano argomenti difficili e in effetti lo sono. Puoi iniziare, ad esempio, studiandoti i contenuti che trovi su Young Academy, dove potrai partire dalla finanza di base, quindi come funziona in generale l'economia, fino ad arrivare alla storia della moneta, che cos'è Bitcoin, che cos'è la blockchain, molti altri argomenti. Ovviamente i video che trovi qua su YouTube. Scusa numero 3. Non ho tempo. Anche qua ci troviamo davanti alla classica scusa che ognuno di noi utilizza quando in realtà non ha voglia di fare qualcosa. Quando sappiamo tutti benissimo che se uno vuole davvero fare qualcosa, il tempo lo trova sempre. Nel mondo delle criptovalute non serve per forza dedicarci tantissimo tempo. Dipende da che strategia si è deciso di attuare. Sei uno studente che studia tutto il giorno perché hai un'università difficilissima, sei un lavoratore che lavora dalle 8 alle 10 ore a settimana e arrivi a casa stanchissimo e l'ultima cosa che hai voglia è metterti davanti al grafico, l'holding in questo caso è un'ottima strategia. In questo caso non sarà necessario monitorare il mercato una volta al giorno, una volta a settimana, perché tanto il tuo obiettivo sarà a lungo termine. Ti basterà anche solo una volta al mese, così, giusto per curiosità. Scusa numero 4. Ho paura di perdere troppo denaro. Eh beh, chi non è ancora in questo mondo posso capirlo benissimo. Io per primo, prima di acquistare i miei primi Bitcoin, utilizzavo questa scusa. Ma lo vuoi sapere un segreto? Si può partire anche da piccolissime somme, in modo da imparare facendo esperienza. Così, passo dopo passo, la paura sparirà. Ma ricordati sempre una cosa, investi solo ciò che sei disposto a perdere. Scusa numero 5. Ho paura di essere truffato. Questa scusa normalmente la utilizzi perché ci sono ancora troppe persone convinti che Bitcoin sia una truffa. In realtà basta solo fare un po' di attenzione. Prima di registrarti su un exchange, ad esempio, assicurati che l'azienda sia affidabile e completamente trasparente. Se sei italiano, ad esempio, ti consiglio un exchange italiano, così non avrai mai problemi a livello fiscale. Diffida di chi ti chiede di inviare le tue criptovalute a un address esterno, promettendoti guadagni o il fatto che magari ti mandino indietro il doppio di quello che gli hai mandato. Al 100% sono sempre truffe. Inoltre diffida sempre di chi ti chiede le credenziali del tuo account, del tuo wallet. Nessuna piattaforma o servizio lo farà mai, ad esempio, per fornirti supporto. Quindi, nel caso, ignorali. Siamo arrivati alla scusa numero 6, la più importante di tutti, quella di cui parleremo di più in questo video. Il prezzo di Bitcoin è troppo alto. Bene, mettetevi comodi perché avrò molto da dire al riguardo. Dall'inizio dell'anno 2021 il prezzo di Bitcoin è salito di circa il 150%. Addirittura pensate che la scorsa settimana, il 13 marzo, Bitcoin è riuscito a oltrepassare i 60.000 dollari. Molti nel pubblico hanno iniziato ad avere rimpianti. Si sentono come se avessero perso il treno di questa rivoluzione, il treno di Bitcoin. Il loro modo di pensare in realtà è abbastanza semplice. Se avessi acquistato Bitcoin prima del 2017, quando valeva circa 1000 dollari,
ad oggi avrei fatto un enorme profitto. Ma senza tornare indietro così lontano fino al 2017, ci basta tornare indietro al 2020, a marzo dell'anno scorso, esattamente un anno fa, quando Bitcoin è crollato fino ad toccare circa i $4,000. All'epoca era stagione dei saldi per chi è nel mondo del Bitcoin, per così dire. Infatti, coloro che erano fondamentalmente fiduciosi nella rivoluzione di Bitcoin ne hanno approfittato. Altri, invece, erano occupati a criticare Bitcoin che stava per scomparire, mentre altri erano preoccupati di acquistarlo a quel prezzo così basso, per paura che potesse scendere ancora. Il resto del 2020 invece ha permesso alle persone di comprare Bitcoin a un prezzo medio di circa $10,000. Avessi acquistato Bitcoin a circa $10,000, adesso avresti potuto ottenere un guadagno di circa 6 volte. La verità è che non puoi cambiare il passato, però sei sempre in tempo a concentrarti sul potenziale di Bitcoin per il futuro. Non tornerai mai più al 2010, quando potevi ottenere semplicemente Bitcoin partecipando alla sua rete, utilizzandolo. Né tornerai al 2014, quando potevi acquistarlo a meno di $1,000. Devi lasciare il passato dov'è. Per avere successo nella vita, devi concentrarti sul presente. Ma questo non riguarda solamente Bitcoin o le criptovalute, ma in qualsiasi ambito. Ricordati, se credi nella rivoluzione, non è mai troppo tardi per acquistarlo. Acquistando Bitcoin a $50,000, ad esempio, eviterai di dire, nel caso il prezzo continuasse a crescere, dovevo comprare Bitcoin quando valeva meno di $50,000. Mi sembra una frase già sentita. Sei l'unico responsabile delle tue scelte nella vita. Acquistando Bitcoin adesso e comprendendo cosa stai facendo, potresti essere in vantaggio rispetto al 99% della popolazione. Il numero di Bitcoin è limitato, rimarrà congelato a 21 milioni, a prescindere da cosa accada in futuro. Acquistando ad esempio 0,5 Bitcoin oggi, possederai ancora 0,5 Bitcoin in futuro, quando magari ci sarà una popolazione di 8,5-9 miliardi di persone e solamente 21 milioni di Bitcoin. Ovviamente se scegli di diventare un hodler, il numero di Bitcoin rimarrà sempre 21 milioni, a prescindere da cosa succederà in futuro. L'attuale popolazione mondiale è di 7,8 miliardi di persone. Quindi stiamo parlando di 21 milioni di Bitcoin su 7,8 miliardi di persone? Wow. Nel 2050, secondo i dati delle Nazioni Unite, la popolazione dovrebbe arrivare a 9,7 miliardi di persone. Ci saranno solo quindi 21 milioni di Bitcoin per tutta questa popolazione, 9,7 miliardi. Ma per fare tutto ciò devi smetterla di concentrarti sugli errori del passato e concentrarti sul presente. Bene ragazzi, questo episodio di Young Pills è giunto al termine. Io spero vi sia piaciuto. Nel caso lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Fatemi sapere nei commenti qual è stata la scusa che per più tempo vi ha bloccato nel comprare Bitcoin, o qual è quella che tuttora vi sta bloccando. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!